Grande successo per il Reggio Canestro Day, l'evento che ha chiuso di fatto la stagione cestistica 2010-2011 del basket calabrese. L'organizzatore Giovanni Mafrisi ha radunato il meglio del basket regionale e ha organizzato il classico All-Star Game di fine anno. Grandi giocate e spettacolo al Pala Calafiore, con tutte le società che sono state rappresentate al meglio per quanto riguarda la Serie C regionale. La voce grossa in questo caso l'ha fatta la neopromossa Vis Reggio Calabria, che ha mandato tanti protagonisti della splendida cavalcata di coach Santino Surace, anche se la serata ha visto anche l'ennesima consacrazione del giovane della Nuova Jolly Valerio Costa, talento reggino convocato recentemente per un raduno di una selezione nazionale. Ma c'è stato un altro momento importante nel corso della manifestazione. Reggio Canestro ha deciso di conferire un premio alla carriera a Mimmo Melara, per tutti il professore, l'uomo che ha costruito il fenomeno CAP e che ha sfornato tantissimi talenti con la società giallo-verde. Il CAP negli anni belli ha sfiorato in più di un'occasione la terza serie nazionale, mandando in Serie A gente come Rosignano, Scabbini e Bortolot. Il tutto grande alle grandi capacità tecniche di un uomo che avrebbe potuto arrivare ai massimi livelli se non fosse stato innamorato della città dello Stretto, che comunque l'ha letto come uno dei più grandi personaggi della sua storia sportiva. Melara è reduce da un buon campionato con l'Olimpia Basket nella Serie B d'eccellenza femminile e non sembra di avere voglia di smettere di allenare, anche se sicuramente si è un po' ammorbidito rispetto al passato. Tornando a Reggio Canestro Day, la manifestazione si è chiusa con un amichevole in cui hanno giocato i rappresentanti della Viola versione 2010-2011, che sono stati festeggiati da tanti tifosi, dopo una stagione sicuramente da ricordare per la compagine nera-arancio, che ha sfiorato un grandissimo traguardo. Gradite presenze anche quelle dell'ex allenatore della Viola Gianni Benedetto e dell'ex capitano Gianni Rugolo. Il tutto in una serata di festa, schiacciate e grandi giocate in riva allo Stretto. Adesso il basket giocato saluta, se ne riparterà a settembre. Intanto si aspetta un'estate importante in cui ci potranno essere tante novità, in positivo e in negativo.